tante emozioni e grande agonismo, non è andata delusa l'attesa per Cagliari-Juventus. Negli spalti 45.000 persone, cioè il doppio del normale, nonostante la pioggia. Tra i motivi di curiosità per i tifosi del Sant'Elia, la presenza di Gori nelle file juventine. È proprio Gori alla spalla d'un tempo di Gigi Riva dà il primo grosso dispiacere della partita ai suoi ex sostenitori. È il 19° e l'attaccante bianconero gira di destro e in rete da pochi passi un cross di Causio. Niente da fare per Copparoni, sostituto di Vecchi. Il gol blocca il Cagliari che sino a quel momento si era comportato molto bene. La Juve che nel frattempo sostituisce l'infortunato Cucureddu con Spinosi cambia il modulo tattico arretrando la linea di gioco di 10 metri così da chiudere maggiormente gli spazi alle punte sarde. Manovrano molto bene Furino, Gori e Capello che riescono a creare un buon filtro a centrocampo. È solo alla mezz'ora che il Cagliari si riprende anche per il maggior dinamismo che acquista la sua manovra con l'ingresso in campo di Butti al posto di Nenè, anche gli è costretto ad uscire perché zoppicante. Ecco un ottimo spunto di Butti servito da Viola. Al 39° i sardi reclamano il rigore per un fallo di Morini su Riva in piena area. Le proteste sono però vane. Nel secondo tempo si registra al 10° un altro episodio discusso. Ben lanciato da Causio va via Anastasi, Mantovani lo ferma come vedete. La storia dei rigori o presunti tali non è finita. 4 minuti più tardi ecco Riva rotolare in piena area. Anche per l'ala sinistra è rigore, come si può intuire dalla sua reazione, ma Barbaresco non è di questo avviso. Il Cagliari è in pieno forcing e la Juventus pensa soltanto a difendersi. Riva colpisce anche il palo, è la terza volta che colpisce Legni avversari in queste prime 4 giornate di campionato. Il Cagliari comunque non passa, è invece la Juventus che trova via libera con il contropiede. I sardi sono ormai troppo sbilanciati in avanti e segnano 2 volte i bianconeri con Anastasi, in entrambe occasioni però l'arbitro ha annullato per fuorigioco. Prima azione, 34°. Da Bettega, oggi molto bravo ad Anastasi, deviazione e gol. Seconda azione all'ultimo minuto di gioco, ancora Bettega ad Anastasi, gol.